Sono tornato! La mia cazzo di linea internet non è ancora arrivata. Per il momento ho trovato una soluzione provvisoria, ma se non mi arriva a breve commetterò un omicidio. Se Fastweb mi manda ancora un SMS con scritto "Entra in Fastweb", ci entro ma con la macchina. Quindi, cari amici cosplayer e non, parliamo di un argomento che spesso, quasi alla fine di ogni fiera, fa sempre parlare le persone. Queste benedette giurie cosplay. Sigla? Innanzitutto, chi è che fa il giurato alle gare cosplay? Ci sono grandi cosplayer del panorama italiano e non, youtuber, ospiti speciali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non sono qui per parlare di chi possa o non possa fare il giudice in una fiera, perché sicuramente io sono la persona meno indicata per dirlo. Ma voglio parlare del comportamento che alcune volte si vede nelle giurie. Ah, una piccola parentesi, io personalmente non capisco e non comprendo le fiere che mettono il banco della giuria di fianco, a lato del palco, che va bene, ancora ci può stare, o addirittura dietro. Sì, ragazzi, ci sono delle fiere che mettono la giuria dietro i cosplayer, ma state male, ma che cosa volete che vedano i giudici dietro? Come fanno a valutare qualcosa? Se non c'è spazio o ci sono dei problemi logistici, cioè inventatevi qualcosa perché sta cosa qua non si può proprio vedere. Detto questo, ho assistito a dei comportamenti nelle fiere da parte della giuria che non mi sono piaciuti per niente e non parlo sicuramente dell'assegnazione dei premi perché su quello ci sarebbe da aprire un libro e poi anche dopo che un giudice una volta mi ha detto ma a me quell'anime non piace oppure ma quell'esibizione non rispecchiava i miei gusti. Mi viene totalmente, cioè mi passa totalmente la voglia di parlare delle assegnazioni dei premi perché una giuria dovrebbe essere totalmente oggettiva e valutare la bravura del cosplayer, non i propri gusti personali. Comunque, mi riferisco ad alcuni comportamenti di giurati verso chi è sul palco, perché ho visto dei giurati con la faccia così. Oppure intenti a mandare messaggini, a volte usano il cellulare per vedere magari su Google l'immagine di riferimento per chi non se l'è portata, oppure magari guardare da altre parti mentre uno si esibisce. Ma state scherzando? Nessuno vi obbliga a fare i giudici alle fiere, eh? Se non avete voglia, non fatelo. Le persone che salgono sul palco già sono prese da un'ansia paurosa, io per primo e addirittura i miei amici bastardi fanno le scommesse, ma scommettono davvero a quale ora mi verrà il cagotto da esibizione. Come potranno rimanerci, secondo voi, queste persone quando notano che voi non li cagate di striscio solo perché magari sul palco state facendo qualcosa che a loro non piace? Siete i giurati e dovete stare attenti, prestare sempre attenzione, anche se per un minuto intero una persona non fa altro che roteare una spada o fare un ballettino. Io vi giuro che se una volta mi esibisco e noto che tra la giuria c'è qualcuno che si sta facendo i cazzi suoi e non mi guarda, io smetto totalmente di fare quello che sto facendo e salto dall'altra parte. La persona che sale su quel palco si aspetta da voi rispetto. Io ho avuto solamente un'esperienza da giudice che, per la carità, spero di ripetere, anche se continuando così magari diventerò una persona un po' scomoda e nessuno mi chiamerà più. Comunque ero con persone veramente valide ed oneste, ho trovato veramente dei buoni collaboratori quel giorno. E fortunatamente anche in tante altre fiere ho assistito a delle persone in giuria davvero serie, quindi non voglio dire che va tutto male. Mi piace sinceramente il mondo del cosplay, quindi non voglio vederlo rovinato e vi prometto che da oggi qualsiasi cosa io vedrò che non va, farò nomi e cognomi e faccio scoppiare dei casini, quindi occhio. A confronto di tante, tantissime persone, io sono in questo mondo da poco, però questo non vuol dire che io non noti certe porcate. Colgo l'occasione per salutare tutte quelle persone serie invece che col loro lavoro e con la loro passione portano avanti questo bellissimo hobby e lo trasmettono anche a tanti altri, perché cosplay è amicizia, come ho fatto fare in questa maglietta. Ricordatevelo. Quindi ciao a tutti amici cosplayer e non e al prossimo video.